nome e poi cambio l'attributo e dico questa pagina si cambia con questo attributo. Le persone andavano in difficoltà perché dovevano collegarsi con l'FTP, sapere quale cartella cambiare. E cambiare il nome, cambiamo quasi sempre quello originale, quindi se ci vediamo un macello, non tutti saranno solo pratici gli FTP, di protocolli, ma parliamo sempre di un CMS, cioè un fatto per essere operato da chiunque muovendo il mouse, senza conoscenze tecniche. Adesso invece è possibile modificare online questi file, cioè ovviamente per noi non può venire, ma per loro andare a modificare un file PHP, solo leggere questo fa venire prurito. È pazzesco, però è possibile, come si vede, è come se fosse un Explorer, no? un classico gestore di risorse. Cliccare sulla sinistra e modificare dai file PHP ai fogli di stile. Less è una codifica che usa la Joomla, per usare meno codifica ancora, è un framework. XML che ancora si usano, i file immagine direttamente, per impiccolirli e così via. Tutto questo si fa online. Questo cosa succede? La creazione degli operati viene creata automaticamente, cioè nel momento in cui l'utente fa qualcosa di questo su qualsiasi pagina, vengono giù una crea automaticamente le cartelle, fa l'FTP della sua, cioè crea tutto ex novo. L'unica, diciamo, problematica che io vedo, non è qualcosa che gestisce la mia directory, e queste sono le pericolose. Io avevo paura proprio su questo, sulla gestione delle directory, anche se la cosa è sicura, e soprattutto sul fatto che essendo più facile gli utenti. Adesso avranno dei siti Joomla pesantissimi, perché per ogni pagina faranno un write, invece bastava fare insomma due righe di codice. In più, adesso oggi è possibile anche fare questa cosa qui che è finalmente arrivata. Io non so quanti di voi usano qualsiasi foglio elettronico, un foglio di testo, e lavorano per molto tempo su di esso. Poi magari fanno un taglio e incolla, copiano qualche cosa, fanno un CTRL V apposta, si distraggono, vanno più giù e poi si scopre che hanno tagliato la parte importante del testo. Non c'erano le revisioni, cioè praticamente si portano dietro 10, 15 livelli, che ne so, cose così. E quindi si impazzisce perché ho perso tutto quello che ho scritto. Ancora peggio se l'articolo l'avevo scritto mesi prima e poi me ne accorgo dopo. Quasi nessun CMS c'ha, quindi c'ha la gestione dei contenuti come versione. Questa cosa invece è importantissima, permette di dire, ogni volta che io salvo un documento, tu automaticamente fammi una copia, mi dici chi è stato l'autore, ricordiamoci che Joomla è fatto ad essere cooperativo, quindi io posso scrivere una parte dell'articolo e sono amministratore, ma c'è dei collaboratori che aggiungono la lista dei partecipanti, così so anche chi ha sbagliato. Ogni volta che c'è un salvataggio, lui salva la copia intera di quell'articolo principale, poi le modifiche fatte, il nome, la data, cioè proprio un tracking totale. E mi è possibile tornare indietro alla versione che è meglio voglio. Il discorso era che facciamo noi, lo facciamo ancora una volta come prima con i codici. Abbiamo aspettato la 3.2 per fare questo. C'è proprio un elenco delle revisioni che dice creato l'articolo, aggiunto qualche testo, sarà in italiano ovviamente, adesso mi pare sempre di più. Chi l'ha fatto, a che ora e così via, ma la cosa più interessante è questa. La comparazione a video fa le versioni. Versione originale, versione attuale, cosa è stata modificata, cioè cancellata, cosa è stata aggiunta. E proprio lì c'è stato anche carattere, vabbè, questo è da programmatore pure, siamo pazzi, queste cose non servono a niente, ma dice quante parole sono state aggiunte, quanti caratteri, per dire insomma al proprio collaboratore, tu fai troppo, non serve a niente. L'importante è che l'utente vede cosa ha cambiato e in che modo, aggiunto, tolto. E il confronto fra qualsiasi revisione viene fatta, quindi dalla prima all'ultima. Ovviamente un click e l'articolo torna insieme, oppure semplicemente uno si copia quello che vuole e li mette insieme. Questa cosa qui vale da solo l'installazione 3.1. Abbiamo l'aggiornamento del basico editor di testo che era così, per costruire così, oggi è così, sembra quasi un Word online. Cioè, la gente praticamente usa solo le prime 4. Qualcuno a volte le fa anche standard. Si dimentica di stare online e quindi stanno sul server dell'università. E adesso questo invece è interessante per i siti di produzione. Chi gestisce il multilinguale oggi normalmente cosa fa? Installa il traduttore di Google automatico, quindi vedete le bandierine in alto, e Google traduce. Una volta ho fatto semplicemente un giro,
tradotto in ceco, poi tradotto in turco e poi in italiano. Non capivo più niente, non c'era una parola che avesse significato. E ovvero un modo di lavorare. Il vero sito invece è multilinguale, deve essere tradotto, perché sono parole tecniche. Prima era proprio un panico andare a tradurre singolarmente le pagine. Adesso in fase di installazione, quindi quando proprio andate a installare il Google, è possibile selezionare nella propria lingua ovviamente originale del Joomla, ma poi si possono selezionare tutti i pacchetti di lingue che ci sono da subito, per cui almeno le parti strutturali, menu, link, login, utente, tutte quelle cose che non sono i contenuti che poi andate a scrivere, quindi tutta la struttura del sito sarà sempre, sempre multilinguale, senza esci per trovare dal login, capisci? E questa è una cosa che viene fatta in automatico, potete selezionare tutte le lingue che volete dandone uno per predefinita, e quello che vedete è proprio questo. Complimenti, è stato fatto, hai il tuo sito multilingua. E il sito effettivamente sarà multilingua e sarà così. Da subito. Poi dopo toccherà a voi andare a tradurre gli articoli interamente, oppure all'interno mettere il famoso Google Traduttore. No, perlomeno sulla struttura, che sono io il webmaster, non ho fatto brutte figure, poi i contenuti mi sta gestendo qualcun altro. Non ho problemi. Queste cose sono le novità per gli sviluppatori, le dico così perché ho visto che ci sono pochi. Questo Motools era già edilizia di tutti quelli che usavano Joomla. Quando avevi sui siti dinamici, tutte quelle paginette che scrollano, hanno pure le slide, le fotografie che fanno le sorprese, sono tutte fatte in JavaScript o comunque con questi tipi di framework. Motools ci sono, non so, 14.000 di quelle, perché non sono neanche in numero, versioni, e vanno veramente tutte in conflitto fra di loro, perché non sono lasciati da loro. E a loro volta poi vanno in conflitto con il core di Joomla, perché comunque Joomla c'ha qualche cosa già di binario, come la tendina, il menu. Si è deciso di abbandonare Motools, finalmente, quindi si passa la testa di JQuery e tutto, a livello di core. Questo però non significa che purtroppo qualcuno che fa le template o fa i componenti non si mette ancora a usare Motools, però siccome non c'è più in Joomla, il sito funzionerà, al massimo non funziona l'applicazione. Cioè, ma non la tendina di quell'applicazione non me la fa, cambia applicazione. Il Joomla rimane stabile e quindi si vuole. E quindi si aggiorna proprio tutta la platform. Ovviamente mi devo dire che le applicazioni più serie sono già in jQuery, ma quelle là che stanno aggiornando dalla 3.5 saranno obbligate a fare così, quindi tendono a installare. Per chi fa il debug, quello è un minimo. Quando io mettevo il mio sito in debug per capire che era successo, tutti entravano e vedevano le mie debug in home page, che non è una cosa tanto carina da vedere. Oggi per fortuna c'è solo gli on e off per dire fammi vedere, fammi debug solo delle entrate, della memoria, delle query, che è una cosa importante, ma soprattutto chi è che lo deve vedere quel debug? Sono io, come lo farebbe vedere a fare tutto? Quindi l'amministratore oppure il programmatore. E in più c'è anche questo profiling delle essere chiamate applicazioni, ma per voi che lo state avendo sono le plugin, i moduli e i componenti. Oggi si chiamano applicazioni. È interessante perché ci dice quando lo stanno usando, qual è il problema, così sapete le schifezze che fanno. Dici, ma perché sto usando, che so, Ozio Gallery piuttosto che jQuery Flash? Allora, vedete, no, butto via Flash, uso Ozio Gallery perché mi funziona, a me mi uso metà memoria, meno che così, cose che normalmente non si vedono. Adesso si vedono anche graficamente. Questo magari non si capisce, ma qua, russo verde. E qua c'è il profiling per tutte le query, per chi fa applicazioni reali, perché comunque Joomla c'è un framework che è in grado di fare delle applicazioni, ne vedo creare poche, a parte con qualcuno che fa prenotazione di biglietti e cose del genere, non è meno in Italia di applicazioni fatte usando il framework di Joomla. E questa è la cosa più interessante, il nome è bruttissimo, framework on framework, ora c'è FOF, non potevo cambiare. Questa veramente è la cosa simpatica. Sapete cos'è un framework? Sono una serie di strumenti che poi si interfacciano al linguaggio di programmazione che a sua volta vanno a comunicare con i server e tutte le cose. Hanno sempre cercato di fare un framework che fosse facile da usare, ma siccome abbiamo le mani sono di centinaia di programmatori diversi che magari vengono provando via, non c'è mai stato uno standard vero e proprio. E poi ognuno spinge il proprio figlio. Si è deciso di fare un framework sul framework, cioè il framework di base di Joomla è questo qui. Voi mettete sopra quello che volete, ok?
E così vince il più forte, diciamo, vince quello più adatto. Potete usare quello che volete, ma vince più adatto. Questo premio che offrendo, magari fa la cosa che è fatto da Nicolas, chi fa la Kiva, quel ragazzo che ho fatto io lavora sempre per me, sempre con gli Akiva, Akiva Backup, Akiva, sono i prodotti che funzionano meglio, anche gratuiti, per Zoom. Hanno preso un po' il sopravvento perché sono programmatori veri, che quindi stanno facendo questo proprio come lavoro da 2 anni. Questo significa che noi, già leggere queste parole, per chi non le capisce significa una cosa buona. Se io non capisco che cos'è un controller, un modulo, un tablet, siate felici. Non c'è bisogno di nessun controller, nessun modulo, nessun tablet, siete allo stesso livello di programmatore. Cioè, tutte queste conoscenze non ce n'è più bisogno. Dovete solo imparare a capire che view significa vista in italiano, quello che vedete al di là. E praticamente alla fine avrete una cosa del genere, dove è nuovo, modifica, pubblica, sì, per questo si capisce, e cosa deve fare, come si deve chiamare, e il codice alla fine viene sviluppato, le parolacce le fanno lui. Ovviamente per chi poi vuole andare nel dettaglio, è ancora più facile perché è identato se ci fate caso, no? Quindi pure questo è stipato. Quello sviluppa il programma. E questa è quella che è la 3.2. Notizia che appunto di questi giorni la 3.2 adesso è in beta 2, quindi praticamente è stata chiusa definitivamente, quindi verrà rilasciata sicuramente in settimana e noi però faremo la traduzione italiana. Comunque è già scaricabile, penso da lunedì. Quindi se chi ha la 3.1 può tranquillamente già passare a 3.2, è soltanto una formalità di passare attraverso la fase beta prima di dire stable. Però è quella di definizione, perché sono adesso state chiuse le condizioni su cui si viene a toccare più niente.